Vita sana, meno problemi, più guadagni. Questa è una verità. Allora, io ho fumato per quasi 10 anni. Io ho iniziato a fumare a 20 anni e per quasi 10 anni ho smesso e ripreso a fumare 3 volte. La terza volta ho proprio smesso completamente. L'ultimo periodo che fumavo 2 pacchetti e mezzo, 3 al giorno di sigarette pesanti, quindi di Marlboro. Capite bene che erano tanti soldi a fine mese, ok? Logicamente avevo anche una vita abbastanza sregolata e mi sono reso conto che eliminando il fumo, ho avuto altri problemi perché io ho smesso da un giorno a un altro, cioè io dopo aver finito il mio terzo pacchetto ho detto domani non fumo più, questa è l'ultima sigaretta. Avendo smesso così di botto, praticamente il mio intestino ha avuto uno shock e non si è più abituato a capire bene come lavorare. Di conseguenza ne ha risentito il fegato, ne ha risentito anche per via di un'alimentazione non corretta. Perché io non mangio frutta e non mangio frutta e non mangiavo verdura, non mangio frutta perché sono intollerante, non mangiavo verdura perché non, come tutti i bravi bambini, le cose verdi non le mangiavo. Di conseguenza, il mio fegato un anno fa ha iniziato a darmi dei problemi, quindi ha iniziato a ingrassarsi e ha iniziato veramente a darmi dei problemi molto, molto seri. Questo poi io ho smesso praticamente di mangiare determinati alimenti e in un anno ho perso 21,5 kg, 21-22 kg. Ovviamente lo smettere di fumare mi ha portato a respirare meglio, mi ha portato sicuramente dei vantaggi anche economici. Lo smettere di mangiare alcune cose o comunque di avere uno stile sregolato anche di alimentazione mi ha permesso di non avere quella pesantezza, di non avere determinati aspetti che magari potevo avere. Di conseguenza, secondo me, e in più da quando conosco mia moglie, ho iniziato, udite udite, ad andare a letto alle 9, ok? E svegliarmi alle 5, sostanzialmente, perché c'è un bambino, comunque io mi svegliavo sempre molto presto. Quindi anche dormire porta a una vita migliore. Avere una vita migliore, che non per questo vuol dire andare in palestra tutti i giorni, ok? E questo non vuol dire che bisogna per forza essere fisicati o bisogna andare, anche lo stesso camminare magari può essere un'attività fisica positiva. Però avere una vita sana vi permette di avere anche la possibilità di non spendere in medicine, non spendere in analisi, non spendere nel doversi curare. E di conseguenza vi aiuta anche ad essere più reattivi verso alcune situazioni. Avere una certa regolarità, una certa disciplina anche nel fare determinati, avere una sorta di abitudine, perché comunque noi esseri umani involontariamente siamo animali abitudinari. Parlavo con il gelataio sotto casa, la gelateria sotto casa, che conosco benissimo, che era rimasta aperta e solitamente chiudono a settembre loro. E mi hanno detto, guarda, che noi da quando abbiamo provato a rimanere aperti tutto settembre, tutto ottobre, siccome le persone non sono abituate a mangiare mentalmente l'idea di mangiare il gelato a settembre, praticamente noi, non dico che siamo andati in perdita, però abbiamo avuto un calo di entrate. Questo mi fa capire che le persone sono abitudinarie. Quindi è tutta una questione un po' di abitudine nel prendere determinati, appunto, abitudini per poter migliorare anche la propria vita. Migliorare la propria vita, quindi avere una vita regolare o comunque una vita sana fatta, poi ovviamente io non sono un dietologo, non sono un medico, non sono uno sportivo, quindi prendete questi consigli a livello di esperienza, ok? Quindi prendeteli assolutamente così. Poi ognuno può fare quello che vuole. E ognuno deve sentire le figure che secondo me sanno di meglio di questa cosa qui. Ad esempio, se volete dimagrire o se volete ingrassare o se volete cambiare la propria alimentazione, dovete andare da un nutrizionista. È inutile cercare online come migliorare la propria vita, ok? Perché non funziona.
A mio parere, però, avere una vita più sana, quindi cercare di essere più sani possibile per se stessi, aiuta a lavorare di più. Lavorare di più vuol dire che io, rispetto magari a un ragazzo o un collega, io ho avuto una collega di 30 anni, coetanea, che praticamente lei, questa collega, tutti i sabati sera era praticamente ubriaca. E tutte le sere si sfacciava di diciamo sigarette corrette, ok? Oltre a fumare come una turca. Capite bene che io magari posso andare avanti anche, ora sembra un discorso abbastanza da macchina, però alla fine per certe cose siamo anche delle macchine, oltre a essere degli esseri umani e degli animali. Magari io posso arrivare a 50 anni senza avere determinati problemi. E posso lavorare fino a 50 anni in maniera tranquilla, senza proprio guadagnando, proprio essere molto più produttivo. Magari questa persona invece arriva a 40 anni e inizia ad avere problemi alla gola, inizia ad avere questi problemi qua di parlare in questo modo, inizia magari ad avere dei problemi legati alla salute, quindi deve andarsi a fare delle analisi, quindi di conseguenza spende di più nel farsi l'analisi rispetto che magari no, a non aver smesso o non aver avuto delle abitudini più sane nel tempo. Quindi la cosa fondamentale è questa cosa qui. Poi l'altro aspetto che io ho visto fondamentale è il sonno. Quando magari vedete anche qualche periodo fa, andava molto sui social questi post: se lavori, se non dormi, sei molto intelligente. Le persone che sono tutte balle. Sono tutte balle. Perché non è vero che una persona, se non lavora, se non dorme, è più intelligente di un'altra. Ok? Siamo tutti volendo intelligenti nella nostra misura, che poi l'intelligenza è un altro modo di dare delle valutazioni differenti. Ok? Perché uno può essere più bravo in un determinato ambito e uno più bravo in un altro. Ok? Quindi ci si può anche essere distaccati per questo, però. Non vuol dire neanche che se uno ha 10 lauree, non vuol dire che sia più intelligente di uno che magari ha soltanto il diploma di scuola superiore oppure di licenza media. È tutto un mondo un po' particolare, va un attimo visto anche dalla superficie, bisogna un po' scavare. Ad ogni modo, non dovete pensare che quello che funziona per me funziona anche per voi. Ci sono delle persone che magari fanno delle cure, cioè si curano. Io e mia moglie magari abbiamo l'influenza, ci curiamo allo stesso identico modo, magari lei dopo 2 giorni gli passa, a me dopo 4 giorni passa. Quindi ognuno ha i suoi tempi, ognuno è un'entità unica a parte che ha le sue determinate cose. Ma di base, a mio parere, avere una vita sana permette di avere anche delle possibilità in più, non soltanto a livello lavorativo, ma proprio anche di vita e avere quindi meno problemi. Avere meno problemi vuol dire guadagnare, ma guadagnare non soltanto a livello economico, ma anche a livello di vita. Perché da ex fumatore, avere la possibilità di sentire in più i gusti del cibo o fare le scale, dover fare le scale e avere il fiatone dopo 3 gradini, insomma, è una bella differenza tra avercelo o non avercelo, capite? Quindi secondo me questo è un fattore che va un attimo valutato. Solitamente non si valuta mai la reale situazione della nostra sanità a livello di corpo nel mondo del lavoro. Altra cosa, altra piccola cosa, lavorare in maniera sana dandosi anche degli orari, ok? Avere una vita sana vuol dire darsi anche degli orari a livello lavorativo. Questa un po' è anche la mia filosofia. Poi va a finire che magari anch'io un pochino la sballo.